No, so sì. Fare le dosi, me le insegna mia madre, cuoca. No, oddio, no, dai. Vieni su qui. Mica, non ce la faccio. Ce la faccio, ora scivolo e muoio. Mia. Vai, 3, 2, 1, drop. Ciao a tutti, cacciotti, benvenuti in questo nuovissimo vlog da Tokyo. È il primo giorno, sono tipo le... No, questa è l'ora italiana, cazzo. Che ore sono? Saranno tipo le 2:30 di notte, le 3. Due e mezza di notte barra tre. Però noi abbiamo fame, io e Sasha. E gli altri due probabilmente stanno già dormendo. Abbiamo la sveglia alle 9. No, stanno dormendo, i bastardi. Sono cattivi. E quindi noi abbiamo fame e andremo alla ricerca dei distributori giapponesi per mangiare le cose. Cavallette morte, vermi e cose anche un po' più sane. Tipo cioccolato. E cazzi illuminati. Oh, c'ho il cazzo duro. Cazzo illuminato. Andiamo. L'unica cosa è che dobbiamo ancora cambiare i soldi. Io sono solo una banconota di 10.000 yen, che sono tipo, non lo so, 70-80 euro. 1.000 euro. Quindi, 70.000 euro. Quindi bisogna vedere. Abbiamo preso tutto, sì. Madonna, io già lo so, facciamo una gaffa e siamo chiusi fuori dall'hotel. Ce l'hai la chiave, no? Sì, ce l'ho. Oppure che cazzo? Il mastro chiave. Pure cazzo ne sai, ci arrestano. Ti immagini? Dove Tina si sveglia a Vegas? Tanto quando torniamo sento. Qualche lampada di sarà. Mi sento. Il video. Piove, dici? Sì. Potrebbe. Sto registrando, ma è fuori fuoco, sì. Piove ma piovigina. Piovigina, il culo ti si appiccica. Ok ragazzi, praticamente abbiamo chiesto alla reception, ci siamo fatti cambiare i soldi e a quanto pare, salendo qui un paio di piani, dovremmo trovare il... Che cazzo? Ma sono partite quando sei... Raga, sono partite da solo le scale. Oh, le scale mobili che tu glide. Oh. Comunque, a parte questo, al secondo piano dovremmo avere un combini. I combini, dalla mia esperienza con i video di Dario Moccia e di Marco Togni, dovrebbe essere quei specie di mini market aperti 24 ore su 24 in cui puoi fare le cose. Problema, cosa, cosa? Puoi comprare le cose. Il problema è che qui, raga, io... Comunque con la pioggia è tutto molto più malavitoso. Sì, è più... Mamma mia, tiro fuori le pistole. Allora, Brat, JZ Brat... Aspetta, no, non è questo. Dobbiamo trovare le altre scale. Bisogna salire. Mi sa che quello della reception era dalla Yakuza. Magari ci ha trollato. Ci vogliono rapinare. Ma qua è tutto buio, zi. Raga, io ho paura. Qua è tantissimo. Rubano. Io non so manco se ci vedete, ma la vedo delle luci. Ah, forse è lì davanti? Può essere. L'unica luce accesa. Adesso vediamo. Ah, mi sa che è questo, sì. Potrebbe essere. Vedo dei vassoi, delle cose. Speriamo che è. Esatto, raga. Raga, abbiamo trovato il combini. Come fa chi è? Ragazzi, guardate quanta roba c'è. Tutte caramelle, tutte le cose. Cosa sono questi? Caccole secche. No, raga. Qua ci facciamo le panze. Solo che in questo momento ci sono più addetti che clienti. Maccia pretzel. Ah, maccia latte. Ci sono i Kit Kat Big Cosi. Sono tipo degli snack a pallina. Interessante. Pezzi di ganese. Ah, interessante. Gli staccano le braccia, dici? Vediamo, Maple Castella, interessante. Sono tutte cose che mi aspetto, ora guardiamo un attimo meglio. I noodles. No, scherzavo. Allora ragazzi, abbiamo trovato la pasta pronta, le cose, e io ho trovato le merendine di Doraemon, raga. Una di queste la prendo, 125 yen, la voglio provare. Poi c'è anche la frutta pronta. Cioè, trovi di tutto in sti combini. Qua stanno scaricando le cose. Guardate, ma prendiamo poca roba, tanto domani torniamo con gli altri, sicuro. Qua c'è il riso già pronto. Raga, io qua mi ci perdo. Allora, vediamo un attimo. Vabbè, i prodotti non ci servono, tanto l'albergo ce li dà. Qua ci sono... Ci sono i drink. Io voglio vedere se trovo la decavita C, quella che ha provato Dario Moccia. Questi sono tutti i drink tipo strani. Poi c'è il Tio Vita Gold. Per veri giapponesi. Ci sono tante altre cose. Qua tutte le riviste. Scialla. Vitamin C 1000 mg, interessante. Adesso si scopre che sono shampoo, no? Può essere, anche perché le bottiglie così piccole, cos'è, alcol. Allora io prendo la cosetta di Doraemon, ecco, e prendiamo una, facciamo metà.
vuoi prendere quella gigante? Prendiamo quella gigante, sì. Prendiamo questa gigante. Ne proviamo una? Prendiamo anche delle posate. Prendiamo una di queste? Ma credo ci siano le... No, non te la dà la posata, sì. Come cazzo... Si mangia con le mani. Ma no, con le bacchette. Ma ci sono le bacchette pronte. Ah, questa è gli spinaci, la pasta di spinaci con pomodori. Io prendo quella. Prendiamo tutte e due. Quanto costa? Ma ce la facciamo? Sì, sì, sì. Prendiamo queste cose qua. Cos'è questo? No, 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 questa è da riscaldare, mi sa. Prendiamo qualcosa, questo sto morendo di fame. Ma sì, ma sì. E da bere? I succhi sono là. Proviamo qualche succo. Perfetto, raga. Ora ci vediamo su, giù. Ok ragazzi, abbiamo comprato tutta sta roba per 912 yen. Si attiva? No, vedi, questa non si attiva, non c'è il sensore. Bisogna andare di là. Però, insomma, siamo riusciti a... Abbiamo preso due piattini di pasta. La merendina di Doraemon, quella grande, probabilmente ora non vi vedrete mai nella vita, ma l'importante è l'audio, e anche quello non si sentirà un cazzo perché siamo vicino alle macchine. Abbiamo preso da bere acqua e... Acqua radioattiva. E le patatine a un gusto verde che non si sa bene cos'è, probabilmente sarà o wasabi oppure... Quel nome che mi hai detto mi ricorda tanto quando vai tipo ai wok e ordini i fagioli di soia. E madame? E ma, le madame, le madame, arriva la pula, raga, sta! Vieni su qui! Mica, non ce la faccio! Ce la faccio, ora scivolo e muoio! Perfetto ragazzi, siamo tornati in camera. Qua c'è la vista, anche se non so se vedrete tantissimo perché c'è il riflesso, però comunque si vede un po' ed è figo, fidatevi. A me avete un like. Like. Per veri giapponesi barra italiani. Il tizio là ci ha dato le bacchette. Dentro le bacchette c'è anche lo stuzzicadente, quindi insomma. Pure? Sì, se vuoi punzicchiare qualcuno durante la notte che non sia me, ci sta. Allora, da cosa parte? Partiamo dalla pasta. Sì, direi. Partiamo sì. Dalla pasta che non ci basta. Allora, io ho preso quella vegetariana e lui ha preso quella che penso abbia il pollo. E anche l'uovo. Pollo, uovo e l'uovo mio non c'ha. E questa è vegana, non è manco vegetariana. Vabbè, facciamo che ne sprizziamo un po'. Sì, assaggiamo. Poi c'è il pollo. Ma aspetta, questa è pancetta, sì. Ma cazzo che è vegana. Si spacca così, raga, e si fa... What the... Si sente la chima... No, che? Non lo so, sì, sto facendo a caso. Ok, adesso volevo nascere giapponese. Ho preso tutta la roba. Solo che io non sono riuscito ad aprirlo, però. Ma mi sa che bisogna usare comunque le bacchettone. No, ma era così semplice. Bacchettone. Così è pieno di pancetta qua, sì, col cazzo vegano. Vediamo anche la salsetta. Buttiamo giù dalla finestra. Cazzo, è chiusa. Io direi che è l'ora di rovesciare. Salsa al pomodoro. Mia. Vai, 3, 2, 1, drop. Non per arriva papà, che papà vai che si dice. Ma dovevate dormire! Itadakimasu. Ah, qua è giusto, ragazzi, non schifatevi, perché a me è una cosa che un po' schifa la... Però qua va di moda, dicono che è tipo grande, sei tipo una cosa che... Se non lo fai sei stronzo. Se non lo fai sei stronzo, esatto, quindi beh, devi farlo. Cioè, ovvio, non è che è proprio cattivo, però se lo fai vuol dire che apprezzi. Sì, e non dà fastidio. Però qua non c'è il cuoco, quindi potremmo anche non farlo. Ma io faccio lo stesso, cazzo. È fredda, ma mi piace. No, è buono, è buono. Prima sul salato che prima sul dolce. Abbiamo mangiato il primo, ora ci vuole il secondo. Esatto. Più un quindi conto. Abbiamo le edamame... Chips e da mame. Hai ragione te. Quindi tu risponderai? Sono Ryuken! Sono Ryuken! Sono piccanti? No, odora! Un odore strano, sa di muffa. Che dici di salti? Di divano! Le se li saltiamo? Taglia! No, no, dai, assaggiamo, assaggiamo. Ma non è che sono al pistacchio? Oh, però sono buone. Non è un gusto che non ho mai provato. Ragazzi, se qualcuno di voi legge il giapponese, andate a fanculo. Vomito di lucertola, sembra. No, secondo me è una di quelle cose super sane. Ma sai cosa, come direbbe Joker? Sa di cazzo di drago. No, non saprei definire che cos'è. È salato, però non sa di patata. Non sa di patata, sa di cose tipo verdure. Verdure strane con delle spezie. C'è qualcosa... No. Boh. Sa di culo, raga, sa di culo, ma fa cagare. Ora... Ora, naturalmente, il dolce. Di Doraemon. Di Doraemon, questo l'ho visto, questa è la merendina che mangia sempre Doraemon. Round 3.
Perfetto, allora dividiamo la merendina a metà, che questa mi sa che la mangiamo tutta. Non so perché, ma mi sa che è dolce, che è buona. In realtà farà sarà merda di struzzo. È morbida. Morbida fa la merda. Cos'è? Un bel fagottino. Do not eat. Perché c'è una cosa con scritto do not eat in mezzo? Sarà per conservarla, forse. No, cioè, ma tipo le scape, quello per levare l'umidità. Bravo, quello per gli acari. Ma che cosa? Secondo me è bello, non è... Prego, Suri, è il tuo video, se non muori lo assaggio anch'io. Ti dirò, a Doraemon piacevano, quindi... Doraemon è un cartone animato. Oh sì. Di cosa sai? Non l'ho ancora assaggiato. Ma che cos'è esattamente? Quelli fuori sembrano pancake, ed è buono. Quello del mezzo, penso sia tipo un mix di frutta secca. Lo mangio insieme al pancake perché lo fa cacare. È molto farinoso. Ma no, facciamo più tutto alla Giovanni Battista, il Papa. No, sì, sprechiamo tutto. No, ma fidati di me. No, so fare le dosi, me le insegna tua mia madre, cuoca. No, oddio, no, dai. No, non mi ha fatto il grido, Sasha. No. No, non ti preoccupare, sì. No, sulla moquette. Non preoccuparti. Ok. La acqua! è più buono bagnato. Ma continuo! Non perdere più. Come faccio, papà? Per questo dire tutto, mi sa che non sono più alle 6 di notte per mangiare, perché tutte cose succedono. Grazie tantissimo per il video, grazie a Sasha per essere qui in stanza con me. Ah, tanto era bagnato il tavolino. Ma stesso, ma era sporco il tavolino. Tu dici? Ciao a tutti. Non so benissimo.